E quindi appunto iniziamo a parlare di questo libro. Abbiamo intitolato questo incontro Le strade della buona economia, un incontro fatto da AGIS, che è un'associazione della ricerca della governance dell'impresa sociale, un'associazione che mira un po' a mettere a frutto le buone doti del profit e del non profit in quella che si chiama l'impresa sociale, ma non solo, cioè in una realtà come quella italiana che ha bisogno di imprese che guardino positivamente alla realtà che riescono a costruire. E questo libro è un libro che fa un viaggio fra 24 imprese, 24 imprese che Ancora. dimostrano appunto che questa possibilità di fare una buona economia è possibile ed è reale Non ed è so, qualcosa che si può fare anche in un momento difficile, anche in momenti difficili vuole possono verificare la essere sua identità. più Ripeto un codice di verifica. interessanti anche per Google è muoversi in importante, un avanti, codice di per verifica cogliere le non è occasioni. nuovo. E non a caso questo libro ha come sottotitolo La via italiana alla ripresa. Sì. Forse più un auspicio che non una previsione, però già fare gli auspici e già fare un passo in avanti nella direzione giusta, guardando appunto alle cose positive che ci sono. Siamo abituati purtroppo, e lo dico parlando male dei miei colleghi giornalisti, di mettere in evidenza le cose negative, le cose che non funzionano, ed è giusto anche che si mette in evidenza quello che non funziona per cercare di farlo funzionare meglio. Però ci sono tante realtà positive che vanno valorizzate, che vanno evidenziate, che possono costituire per tutti uno stimolo appunto a cercare di fare qualcosa di positivo, ognuno nel proprio ambito, ognuno nella propria capacità, ognuno nelle opportunità che può cogliere. Quindi questo vuole essere appunto un incontro che mette a confronto delle testimonianze concrete di persone che stanno facendo questo mestiere, che sono capitate in questo libro, poi magari Massimo ci spiega anche come le ha scelte e quindi ci dicono che strada hanno fatto, che strada vogliono fare e che cosa noi possiamo fare anche per loro. E adesso lascio la parola al vicepresidente dei Luci di Milano, Simone Bidismaghi. Prego. Eccoci, grazie Gianfranco, grazie mille a nome del Lucid per averci invitato a questo incontro e naturalmente grazie a tutti i partecipanti, ai relatori e ai due autori, voglio dire, Massimo Folladori e Giuseppe Buffon, perché effettivamente questa pubblicazione è estremamente interessante su questo concetto di come fare impresa. Io credo che, come Gianfranco hai detto, oramai dobbiamo un po' ripensare al modello di sviluppo e di crescita delle imprese vocate unicamente al profitto. Credo che sia stata già, no, ampiamente visti i risultati, come abbiamo ridotto l'ambiente nel quale viviamo e come abbiamo, no, incrementato le disuguaglianze. Il libro è estremamente interessante perché questi esempi che ci sono riportati di 20, queste 24 storie di imprese e imprenditori sono estremamente interessanti perché vanno al di là del concetto, no, di rispetto di tutti gli stakeholder, che anche questo credo che oramai vada superato perché c'è questo concetto, no, di impresa integrata dove c'è il rispetto dell'ambiente, del tessuto sociale dove si vive e questo credo che sia veramente una cosa interessante. E sono convinto che ci sono tante imprese così nel nostro paese che dovremmo cercare di stimolare per farle crescere, per farle nascere e per farle crescere. E questa è una cosa estremamente importante perché penso che per uscire da questa situazione nella quale ci troviamo, da questa crisi, lo faremo soprattutto grazie a queste imprese. Quindi veramente grazie a tutti e quindi ti ripasso la parola, Gianfranco. Ovviamente, è attivato l'audio, grazie Simone Bidismaghi, grazie a Lucid per aver coprodotto questo incontro. Prima di passare appunto ai relatori, vorrei lasciare brevemente un paio di minuti la parola ai due autori, anche perché si spieghino un po' chi sono. Massimo Folador è certamente conosciuto, è un consulente di impresa, docente all'Università di Castellanza di Etica degli Affari, o Business Ethics, come si usa dire in maniera migliore, e volevo chiedergli appunto come mai ha scritto questo libro, Massimo. Sì, tu sai, ci conosciamo oramai da tanto, Gianfranco. Il libro è la fine e l'inizio, credo, di un cammino. Il cammino è iniziato oramai tanto tempo fa, quando io incontrai per caso un modello di impresa, che modello non era allora, quello dei monaci benedettini.
io intorno a questo modello, che è di fatto un non modello, ma che ha creato impresa per secoli, ho costruito una serie di riflessioni confluite nei primi due libri e poi successivamente nell'impresa possibile. E qual è stata la difficoltà allora? Che io vedevo, come tutti noi sappiamo, risultati, opere, ricchezza, ma non era facile decifrare le modalità che loro hanno usato per creare quelle opere e quella ricchezza. Ci sono voluti anni, non ultimo questi ultimi passati a fianco di Giuseppe, a Taranto, con la Pontificia Università Antonianum, con la Camera di Commercio, con Ascesis, la società, e con un gruppo di imprenditori tarantini alternativi a Ilva. Perché lì c'è stata una sorta di chiusura del cerchio, perché nel frattempo, lavorando su questi modelli, chiaramente incontri la business ethic, l'economia civile, incontri i prototipi di impresa come Olivetti, ma altri che conosciamo. E così facendo prosegui a lavorare su ciò che fa sì che questo diventi poi impresa e risultato di impresa. Valore. A Taranto cosa abbiamo fatto, Gianfranco? Abbiamo in realtà lavorato sull'esatto opposto, su un'impresa non modello. Ci siamo chiesti come è stato possibile in un'unica azienda far confluire un mancato valore economico, un mancato valore ambientale, un mancato valore sociale. E su questo abbiamo lavorato 3 anni. Nel tentativo di recuperare questo filo rosso che si dipanava da allora a oggi e di recuperare di questo filo rosso quali fossero poi le finalità, i valori, la cultura aziendale, e siamo scesi, abbiamo trovato istituti giuridici, la società Benefit ad esempio, abbiamo trovato un rinnovato modo di fare ad esempio il codice etico, siamo entrati negli assessment della sostenibilità, siamo entrati nella strategia data da questi valori plurimi, abbiamo lavorato sul report integrato, come dire, stiamo ragionando su un modello di impresa che a partire da quei valori, che sono profondamente legati alla cultura italiana di impresa, possono dare oggi ad un'impresa attuale, giocando su quei modelli e su quei valori, la capacità di generare il valore che anche Bini Smaghi diceva prima. Cioè, il tema è cercare di integrare i modelli attuali con questi che sono profondamente nelle corde dell'Italia e delle imprese italiane, di alcune imprese italiane. Certo, c'è un'Italia da scoprire, in fondo un'Italia da scoprire, si può anche scoprire che a Taranto non c'è solo l'Ilva, si parla molto dell'Ilva a Taranto, ci sono altre cose. Giuseppe Buffon ci ha raggiunto. Eccomi qua, buonasera a tutti. Allora, buonasera, padre Buffon. È professore ordinario di storia della Chiesa Pontificia Università Antonianum e tante altre cose, ha scritto molti libri, segue questa problematica. Allora, anche da parte sua, due parole per scriverci come è nato con Massimo Folador questa iniziativa. È nata perché, vabbè, dopo l'enciclica Laudato Si, chiaramente come Università Francescana abbiamo dovuto interessarci di questo documento. E quindi al tempo io ero direttore di una rivista che si chiama Antonianum e ho organizzato un numero monografico sulla Laudato Si, chiaramente tenendo conto delle differenti, diciamo, sguardi su questa realtà dell'ambiente. A me interessava soprattutto fondare la prospettiva francescana, perché lì è soprattutto accennata, e quindi ho chiamato in causa, va bene, letterati, filosofi, ma anche economisti e anche giuristi, chiaramente esponenti di altre correnti religiose, dalla chiesa protestante a quella orientale, vabbè, quindi è venuto fuori un volume in più di 15 autori con questo desiderio di fare interdisciplinarietà. E subito dopo all'università ci siamo proprio interessati alla questione della interdisciplinarietà, perché ci sembrava la maniera migliore dal punto di vista accademico per lavorare da concetto di ecologia integrale. Chiaramente dopo il primo seminario interdisciplinare fatto all'interno dell'Accademia con economisti, sociologi, filosofi, ma anche teologi, ingegneri del management, eccetera, lì abbiamo pensato che non era sufficiente stare all'interno dell'Accademia, ma che bisogna andare fuori. E quindi abbiamo trovato la piazza di Taranto. Non ho seguito bene il discorso di Massimo perché ho avuto problemi di collegamento, ma è lì proprio che ci siamo incrociati con Massimo. E dal punto di vista nostro accademico lì c'è stata la grandissima sorpresa, cioè di scoprire meglio che l'impresa a nostro avviso poteva guidare una trasformazione politica. Quindi che al di là della politica oggi in Italia, eccetera, eccetera, quelli che erano veramente, diciamo, capaci, potevano essere capaci di una trasformazione politica dell'Italia,
erano appunto le imprese. Questa è la grande scoperta, e da lì abbiamo cominciato a dialogare con l'impresa. Diciamo che abbiamo saltato l'accademia degli economisti e ci siamo messi a lavorare direttamente con il mondo dell'impresa. E Massimo chiaramente lì ci ha fatto da maestro, abbiamo celebrato 3 tavoli di lavoro con imprenditori a Taranto, del Tarantino, della zona, ma anche del contesto nazionale. E da lì chiaramente è nata questa idea di questo libro. Io sono storico di formazione, ho studiato prima alla Gregoriana, quindi diciamo così in una prospettiva religiosa, poi ho fatto l'École pratique des études a Parigi in prospettiva antropologica, e quindi mi interessa di storia moderna e contemporanea. E quindi dentro a questi due settori, diciamo, della storia moderna e contemporanea, sia dal punto di vista della globalizzazione sia dal punto di vista della polis, mi sono interessato delle imprese. Grazie mille, grazie padre Buffon. Ecco, indubbiamente un progetto ambizioso, quello di spostare anche le coordinate della politica, che indubbiamente in questo paese comunque è altrettanto ambizioso quanto necessario. Adesso io passerei appunto ai nostri relatori. Ovviamente dopo ci potrà essere lo spazio, soprattutto se i relatori non ruberanno troppo tempo, ma con l'accordo di parlare ognuno per 5-10 minuti al massimo, e quindi ci sarà poi del tempo anche per discutere, per fare delle domande. Potete alzare la mano, tempo debito, e vi sarà data la parola. Mi sembra che Marco Girardo non ci abbia ancora raggiunto, mi diceva che aveva un problema in redazione, ma conta di raggiungerci al più presto. Mi conferma Marco Girardo, non c'è. E allora Maria Grazia di Sole. Ci sono, Gianfranco, ci sono. Ci buonasera a tutti. Ecco, non ti vedevo. E allora rispettiamo, ciao carissimo, rispettiamo l'elenco che abbiamo messo, forse un po' arbitrariamente, però l'abbiamo messo così. Marco Girardo è responsabile dell'economia di Avvenire ed è qualcuno che ha aiutato anche questo percorso fatto da Folador e Buffon. È qualcuno che può dirci che la buona economia esiste perché l'ha incontrata. È così, Marco? Grazie Gianfranco, ti rispondo con un secco sì, e ne approfitto per ringraziarti di questo invito e per salutare tutti gli amici, ovviamente in particolare Massimo, con cui insomma abbiamo condiviso un pezzo di strada in questi ultimi anni nella ricerca di esperienze di impresa, esperienze e storie concrete di imprese, quindi di uomini di impresa, che mi facessero dire che sì, in questi anni mi è capitato di incontrare spesso questo. E mi riaggancio brevemente per darvi solo 2 brevissime considerazioni. Mi riaggancio brevemente per la prima considerazione a quanto appena detto da padre Giuseppe Buffon, che l'impressione mia, insomma, in questo percorso in cui ho avuto modo di incontrare tante realtà che hanno un approccio alla gestione d'impresa e all'obiettivo economico che è connotato da caratteristiche che ci fanno dire che è un obiettivo di economia integrale, è vero, è molto vero, che può partire proprio dal tessuto dell'impresa e dal tessuto sociale quel cambiamento che tutti sappiamo, perché ce l'abbiamo sotto gli occhi, è richiesto alle strutture politiche. Quindi è l'infrastruttura del tessuto sociale d'impresa che può effettivamente modificare l'approccio della politica. Lo dico anche perché dopo, diciamo, aver lavorato con Massimo per tanti anni e aver letto anche il suo ultimo lavoro fatto con Giuseppe Buffon, mi è capitato di leggere un altro libro interessante su questo tema, appena pubblicato da 2 insomma economisti americani molto famosi per aver pubblicato qualche anno fa il libro Perché le nazioni falliscono. In quest'ultimo lavoro, La strettoia, Daron Acemoglu e Robinson raccontano che in realtà i grandi cambiamenti anche a livello politico avvengono perché avvengono prima a livello del tessuto economico-sociale. Allora, viviamo in un momento in cui il tessuto economico-sociale ribolle in una direzione interessante, in una direzione molto positiva. Allora, già l'atto stesso di cercare di catalizzare e raccontare questo suo movimento e di farlo diventare mainstream, quello che sta accadendo per esempio per tutto il mondo della finanza sostenibile, no? Che da un angolino a cui era relegata fino a qualche anno fa, sta dettando legge per
come si fa finanza a livello globale. Sappiamo che le masse gestite con criteri ESG ammontavano solo lo scorso anno 33 mila miliardi di dollari, e sappiamo che l'Europa in questo ha avuto modo di dare una grande accelerazione con le ultime iniziative a livello di Commissione Europea sulla tassonomia degli investimenti e via dicendo. Quindi la prima considerazione che volevo fare è che questo tipo di storia di impresa e storia di economia integrale c'è e ribolle in questo momento. La seconda considerazione è che prende spunto dal sottotitolo del lavoro di Massimo e di Giuseppe Buffon, è che c'è una via italiana alla ripresa, perché non è che sia un approccio nuovo questo. Scusatemi, si è spenta la luce, se mi date un secondo la riaccendo, perché sennò non mi vedete. Proprio 10 secondi. Prego, la luce è importante, vedersi è abbastanza importante, anche se ci vediamo. È bastato muovermi. Ecco, volevo dire che questo non è qualche cosa che sta accadendo adesso per caso e accade soprattutto in Italia, ma è parte di un processo che fonda le sue radici in una storia che fa parte del nostro paese, affonda le sue radici, lo sappiamo, insomma, nella grande tradizione dell'economia civile che dal Settecento in poi ha caratterizzato tutta una storia economica italiana, la fondazione dei Monti di Pietà, l'importante contributo del monachesimo, dei benedettini, la dottrina sociale della Chiesa, insomma c'è una storia dietro. Si tratta in questo momento di recuperare, di riavvolgere il filo di quella storia e di favorire un'accelerazione. Questo mi sembra che sia anche l'intento del lavoro che Massimo e Giuseppe stanno facendo, perché il libro non è solo un libro statico, ma è parte di un processo che ha a che fare anche con altre cose. Grazie Marco, indubbiamente in questa prospettiva la responsabilità di chi fa informazione è particolarmente rilevante. Come giudichi l'accoglienza che viene riservata a questo genere di notizie, di informazione, di approfondimenti? Forse è un mondo che è un po' ostile verso queste realtà. Guarda, secondo me anche qui siamo un po' all'inizio, no? Se ne sono accorti molti che il mondo sta cambiando, che una parte del mondo sta cambiando, sta prendendo un'altra direzione. Chiaramente, siamo per ora a livello superficiale, per cui si prendono gli zuccherini di quello che c'è, ma insomma la sostanza del dolce, la vera torta, non la glassa che c'è sopra, è ancora tutta da raccontare. E quindi il lavoro non manca, possiamo dire, per chi come te si occupa attivamente di economia. Maria Grazia Ardissone, direttore generale degli studi di ricerca Centro San Giovanni di Dio Fate Bene Fratelli di Brescia, consigliere UCI della sezione Bassa Bresciana, impegnata in prima linea nel sociale, una realtà appunto che poi in questo periodo è ancora di più in prima linea, le sue considerazioni. Prego Maria Grazia. Grazie Gianfranco, grazie a voi per questa opportunità, questo momento di confronto. Io ringrazio anche i colleghi ed amici che mi hanno preceduto, perché hanno dato, credo, degli spunti molto, molto belli e molto interessanti, un po' come dire un'onda che gradatamente, man mano si discorre nel parlare, aumenta di volume, che diventa travolgente in senso positivo, perché è vero quello che diceva Gerardo poc'anzi, il tema è veramente un tema attuale, è un tema che sta bollendo, ribollendo, che sta salendo un po', come dire, dalla nostra terra, dalla terra che abbiamo sotto i piedi, che gradatamente entra in tutti i tessuti, soprattutto nel tessuto sociale e nel tessuto di impresa. Io ho la fortuna di avere un panorama e un punto di osservazione privilegiato, perché io mi occupo, nella fattispecie, come è stato detto poc'anzi, di un istituto che all'interno di un ordine, dell'ordine Fate Bene Fratelli, si occupa di sanità, di salute mentale, coniugando attività di ricerca e prestazioni assistenziali. E io ho la fortuna di essere presente qui come un puzzle in un momento, ricoprendo una posizione in un pezzo di una storia, ma una storia che non è di oggi, perché la storia dell'ordine ospedaliero non è bresciana, non è lombarda, non è italiana, è un ordine mondiale che esiste da 500 anni. E credo che questo, semplicemente, a prescindere da chi siede sulla poltrona, in questo momento posso essere io piuttosto che altri, sia la dimostrazione di come un certo stile di fare impresa sia la chiave, la volta di successo, perché semplicemente se l'ordine esiste da 500 anni, qualcosa questo significa. E cosa vuol dire? Io mi permetto di ricordare che ho a che fare
nella mia quotidianità, forse con una delle leve emotive più forti ed importanti che stanno a cuore a tutte le persone, che è il mondo della salute. Sapete bene che il mondo della salute, quello che è il mondo della sofferenza, tocca il cuore e tocca la sensibilità, tocca le corde, tocca l'animus di ognuno di noi. Ma nel momento in cui lo tocca, a noi operatori del mondo della salute, è fatto dovere di contestualizzarlo rispetto a delle regole, che sono regole predefinite. Quindi noi viviamo la missione importante di erogare un bene comune, perché la salute, io sono fervidamente convinta che è un bene comune, all'interno di regole, contestualizzandolo in regole che sono definite a monte, che sono identiche per chi lo fa in un mondo che sia profit, non profit, pubblico, privato. Nella fattispecie io opero all'interno di un'istituzione che è un ente non profit, laddove anche qui è molto bene dal mio punto di vista, come dire, sgombrare un po' il terreno da un equivoco di fondo che si genera. Laddove si parla di non profit, tendenzialmente si pensa, e adesso per fortuna un po' l'interpretazione sta cambiando, si pensa che tutto ciò che viene fatto sia e debba essere lontano dalle idee di fare un utile d'esercizio, ma anche no, nel senso è la natura, il significato dell'opera che viene portata avanti che giustifica il modo in cui si lavora, motivo per cui anche istituzioni come la nostra, laddove dovessero avere un risultato positivo di bilancio, ben venga, semplicemente perché è diversa la destinazione dell'utile del bilancio, che diventa strumento per adempiere a un qualcosa di molto più alto che si chiama missione o valore. Allora, se io vedo la missione dell'Ordine Ospedaliero Fate Bene Fratelli è l'evangelizzazione del mondo della salute. Come? Attraverso l'impresa. Quindi l'impresa è uno strumento, non è un fine, è semplicemente un modo per traguardare un risultato molto più ampio, un risultato che è un principio che si incornicia, come dicevo poc'anzi, nella evangelizzazione del mondo della salute. E ho la fortuna di farlo, devo dire, all'interno di un'istituzione che non solo sopravvive più che dignitosamente nel significato di quello che fa da 500 anni, ma lo fa nella consapevolezza di presentarsi come un'opera definita umana, cioè noi abbiamo un documento che ci rappresenta, che è la carta d'identità dell'Ordine Ospedaliero, all'interno del quale al capitolo 5, dove si parla di gestione delle risorse umane, si dice che le nostre opere sono umane, cioè semplicemente sono opere all'interno del quale la centralità è la persona, sia essa intesa nella persona dell'ospite, del malato, del collaboratore, del religioso o del laico. E chiaramente noi operatori, come siamo, come dire, siamo un po' i manovali, siamo coloro che traducono il carisma del fondatore, cioè il carisma a livello teologico non sono certamente io ad insegnarlo agli altri, io l'ho imparato, ecco, sull'onda delle esperienze che ho avuto, un dono dello spirito, all'interno dell'istituzione all'interno della quale lavoro, il carisma è quello dell'ospitalità, cioè fare della buona assistenza con carità alle persone bisognose. E noi siamo, noi operatori del mondo della salute, siamo coloro che traducono in opera, in mano, in assistenza, in fatica e in voglia di farcela esattamente il carisma del nostro fondatore. Questo significa, dal mio punto di vista, che opere all'interno come la nostra hanno una connotazione sicuramente particolare, distintiva, contraddistintiva, che le porta sicuramente, ecco, a ragionare anche con la possibilità di esporsi a benedizioni e ferite, nel senso che nel momento in cui si pone la centralità della persona come dimensione cardine attorno alla quale deve ruotare un operato che deve stare all'interno di regole di sistema che vengono definite ex ante, allora è chiaro che ci si pone in una condizione di esposizione tanto a tante belle soddisfazioni quanto chiaramente anche nella misura della relazione alla possibilità di avere anche delle, come dire, delle situazioni incresciose, ma questa è la relazione, è l'approccio dialogico che sta all'interno di strutture come le nostre. Io credo che il libro di Massimo e di Padre Buffon, poi lascio ecco la parola agli altri, sia molto bello perché dal mio punto di vista è una conferma, è un conforto, è una prospettiva, è una boccata d'ossigeno sulla panoramica di quello che sta succedendo, perché evidentemente io ho il mio punto di osservazione, ma esistono altri punti, altre testimonianze che dicono che quello che si sta facendo, che traguarda la misura del tempo ponendo al centro la dimensione della persona nella consapevolezza e nelle difficoltà di cosa significa gestire quest'oggi la sanità, se si vuole si può davvero fare. Se questo è uno stile che si adotta in un contesto in cui il bene comune è, nel caso mio, la salute, si può fare davvero, credo, in ogni contesto aziendale. Aggiungo solo che credo che sia, dal punto di vista aziendalistico puro, un'opportunità e una riflessione, nel senso che, come dire, qualsiasi imprenditore che non abbia voglia di pensare che il personale rappresenta perlomeno il 60% dei costi, ecco, probabilmente deve un po' interrogarsi sul significato di fare impresa, perché se non altro a livello imprenditoriale governare questa partita ha una sua valenza, che poi ha un ritorno nella dimensione più ampia di una gestione carismatica.
Certo, mi sembra una bella testimonianza del fatto appunto che in un settore non profit non si possono abbandonare certe logiche aziendali, sono logiche di efficienza più che di profitto, sì, e che sono, sì, logiche di competenza. Molto spesso si pensa al non profit come a un volontariato, come qualcosa di residuale, invece il non profit può essere una realtà importante, una realtà in cui le competenze e anche delle persone, le competenze ovviamente vanno valorizzate ma vanno anche pagate, possono essere stipendiate a livello delle realtà, certo, private, e quindi in questo modo il non profit può essere qualcosa che insegna anche l'efficienza da una parte ma anche i valori, appunto come diceva giustamente Maria Grazia, dell'accoglienza e della compassione verso gli altri, soprattutto parlando nel campo della salute. Grazie Maria Grazia, io passerei allora a Linda Gilli, presidente di INAZ, imprenditrice, una società che lavora diciamo al servizio delle altre imprese perché offre servizi di consulenza e operativi su tanti fronti dell'operatività aziendale. E chiedo a Linda Gilli come mai è finita in questo libro. Vabbè, io devo, grazie a te Gianfranco, grazie al relatore, grazie a Massimo che ho conosciuto e che ho imparato a apprezzare in questo tempo. Forse bisognerebbe chiederlo a lui perché ha scelto me. Forse ci siamo conosciuti anche in occasione di una proiezione di un film che abbiamo fatto sul fattore umano, lo spirito del lavoro, per appunto riprendere che appunto parla di 15 realtà, ma possono essere solo rappresentative di tutte le realtà italiane della bellezza del fare lavoro in Italia. Io conosco tantissime aziende, tantissimi imprenditori che lavorano per la propria azienda, con la propria azienda, con le persone della propria azienda. La mia è una società che è attiva da oltre 70 anni ed è una società di software e servizi per l'organizzazione delle aziende e la consulenza organizzativa e anche in parte con un'altra società anche del lavoro, però fondamentalmente è una società che io chiamo di persone per le persone. A me piace parlare di umanesimo d'impresa, cioè dei valori che esistono in un'impresa, e devo dire che è scritto molto bene nel libro che l'Italia è veramente un capofila. Noi dell'Italia dobbiamo essere e dell'essere italiani dobbiamo solo essere orgogliosi, perché siamo fortunati in tutti i sensi, ma anche per i valori che abbiamo dentro di noi. Il fare impresa è fondamentale, ma è importante farla insieme alle persone. Abbiamo detto tutti, e lo ripeto anch'io, che il profitto è, che è uno dei valori, mi sembra Massimo tu abbia scritto che arriva da profacere, cioè fare per anche per gli altri, è un mezzo sicuramente per arrivare al bene comune e al bene di tutti. Poi è giusto che ci sia la redditività, è fondamentale, se no una società, una onlus o anche lo Stato non si reggerebbe. Quindi questo che volevo ribadire sono quei valori, vabbè, io me li sono ritrovati perché sono magari nelle radici della mia azienda, perché arrivano dai miei genitori e spero, almeno vedo che sono nei miei figli anche, però la famiglia non può far niente se non ci sono altre persone tipo manager che lavorano con onestà e tutte le persone che collaborano. Io sono arrivata alla conclusione che prima di tutto è importante che nell'impresa ci siano persone oneste per bene, prima ancora dell'intelligenza, della competenza, che sono fondamentali ovviamente, ma questi sono dei momenti importanti. Fra i valori d'impresa adesso, che sono diciamo tutti
quei principi fondanti, la buona gestione dell'azienda e, come dice l'associazione, qui l'istituto a cui anche sono associata, che è Istituto per i Valori d'Impresa, che adesso con Vittorio Coda, il professor Coda, ha redatto la Carta dei Valori. In questa Carta dei Valori ci sono tutte le modalità per fare bene in azienda e, come si dice, devono essere però non un pezzo di carta, ma devono essere realizzati e messi in pratica da tutti, quindi per la felicità delle persone, per l'appagamento, il rispetto dell'azienda, l'onestà, la correttezza, la trasparenza. Tutte queste cose sono importanti, ma anche, ed è fondamentale, altri valori sono quelli della ricerca e dello sviluppo e il traguardare nel tempo, attraverso un pensiero strategico, quello che la tua azienda dovrà essere in futuro. Non ci si può fermare all'oggi, si può sicuramente prendere spunto dalle nostre radici, che sono radici belle, eccetera. Io sono una persona ottimista, il passato abbiamo, per fortuna, dobbiamo lavorare nel presente, ma con un orizzonte temporale del futuro. Quindi parlavo dell'Italia come portatrice di valori, no? L'ha scritto, mi sembra che l'abbia scritto tu, Massimo, portatrice di valori, di creatività, di sviluppo economico circolare, di green economy e social benefit. Sono tutte cose che abbiamo nel nostro DNA e mi fa un pochino sorridere queste, però è corretto adesso questo nuovo movimento, no, contro la scuola di Chicago, insomma, che finalmente queste imprese americane hanno tirato fuori il coniglio dal cappello e hanno detto: ma in effetti rende di più una società, che un'azienda, un'impresa che faccia anche del bene, perché fa bene, comunica di più e quindi la gente si fida di più e quindi rende di più. Noi però in Italia lo stiamo facendo, perché le nostre imprese sono molto belle. Mi ricollego a quello che è stato detto nel primo intervento, che è quello che è il punto importante, il punto cardine, il problema della politica. Sarebbe appunto bellissimo che il privato, il pubblico e il non profit lavorassero insieme. Abbiamo fatto con UCIT, il presidente Martucci, un convegno ed eravamo presenti imprese private e aziende non profit. Mancava lo Stato, mancava perché non è, non ri, cioè, ha paura, perché purtroppo le persone pensano di prendersi delle responsabilità nel dire qualche cosa. Non c'era, non è arrivato, non pervenuto. Invece questo è il problema, perché sulle imprese si caricano tantissimi pesi, che sono quei pesi che non esistono in nessun'altra nazione al mondo. Siamo sostituti d'imposta, siamo soggetti a tantissimi obblighi, no? che io non so come, non so, forse lo so, tanti imprenditori, incombenze pesanti, come, ecco, un altro mio cruccio grossissimo, e qualcuno ha detto, cioè, siamo all'inizio del cammino e io ci sono, è tutto il problema della magistratura che vede l'imprenditore come un ladro assassino, e quindi le cause in genere nella magistratura, nei magistrati in genere incolpano sempre l'azienda. Probabilmente nell'azienda c'è modo di andare a recuperare soldi per qualcuno, che io penso sia corretto se questo qualcuno è una persona onesta e non, purtroppo, non a volte andando in causa non è. Per cui l'idea di
partecipare o comunque avere dei docenti che insegnino ai giovani magistrati che cosa è diavolo un'azienda sarebbe fondamentale, perché purtroppo non sanno che cos'è un'impresa. Io ci provo ogni tanto, quando fortunatamente, a spiegare che il bene di tutta l'impresa, di tutte le persone rispetto a una persona che non si è comportata bene è fondamentale, perché la gente dice: beh, ma quello che ha fatto il furbo e io non, io invece che mi comporto onestamente, com'è la storia? Ecco, vabbè, io potrei parlare, certo, tantissimo, ma forse ho preso troppo tempo. No, figuriamoci, è sempre bello sentirti, ma soprattutto appunto sottolineare questo fatto, c'è un pregiudizio sfavorevole verso le imprese e questo dobbiamo in qualche modo educare anche la politica, e questo si diceva già all'inizio, non è facile. Io vorrei sottolineare anche delle spezie di indagini quello che dice il libro, e sono due valori che sono particolarmente importanti, che mette proprio in conclusione del piccolo capitolo dedicato all'indagine e all'INEZ. Dice: il vero leader svolge un ruolo di servizio, mette insieme le differenze senza rinunciare alla ricchezza delle singole genialità, fino a sanare gli eventuali conflitti. Ottiene così quell'armonia tra le parti che è condizione imprescindibile per il successo di ogni progetto lavorativo. Ecco, lo spirito di servizio è la volontà di ricercare un'armonia tra le parti. Questi mi sembrano due valori solidi, due valori che vanno seguiti, e in cui le esperienze che si riconoscono in questi valori sono certamente esperienze positive. E allora passerei la parola a questo punto a Don Walter Magnoni, responsabile della pastorale sociale della diocesi di Milano, che di esperienze di imprese sicuramente ne incontra tante durante la sua missione, e che quindi può dirci come si riconosce in questo libro nei suoi pregi e magari anche nei suoi difetti, perché no? Don Walter. Grazie Gianfranco, grazie a tutti. Tra l'altro sono contento perché vedo dei volti noti, persone che conosco, mi fa molto piacere. Grazie a Massimo Foladore, a Padre Giuseppe per aver scritto questo libro. Devo dire che leggendolo mi ritrovo sicuramente molto nello spirito di fondo, per cui come dire, è un libro dentro cui mi sembra di essere su un terreno comune, e anche come sintonia, come linguaggio. Quindi, per esempio, mi colpiva molto nel primo capitolo, dove Massimo fa un po' una parte storica, dai benedettini a oggi, vedere che io nel mio corso che faccio in università, nella facoltà di economia, il corso di etica, gli studenti, più o meno faccio gli stessi passaggi, aggiungo i teologi spagnoli del ciclo d'oro, perché li avevo studiati durante la tesi di licenza, e Sturzo, è stato il municipalismo dentro delle questioni economiche importanti. Però è interessante perché veramente mi sono ritrovato molto. Certo, Massimo non è un esperto di dottrina sociale della Chiesa, la parte sulle encicliche sociali, oltre a qualche imprecisione, tipo il fatto che Octogesima Veniens non è un'enciclica e che la Laborem Exercens è scritta prima della Sollicitudine Rei Socialis, ma al di là di quello, sicuramente quello è un punto in cui, magari aiutato da Padre Giuseppe, lì ci sarebbe spazio per approfondire un pochettino. Io credo che la dottrina sociale della Chiesa ha qualcosa in più da dire su questo, e siccome poi veramente il libro è pregevole, magari per un'altra edizione potrebbe essere un approfondimento che non assolutamente appesantisce la lettura. Conosco tra l'altro moltissime delle imprese citate, pensate, Cesare Ponti è stato ospite nostro come CEI in uno dei nostri seminari. Alla GEICO io ho fatto una giornata della solidarietà diocesana e il presidente era intervenuto raccontando proprio la loro filosofia. Una delle sedi di Ostello Bello è a 300 metri da casa mia e a 100 da Giovanni Facchini, che è collegato con noi, e ci sono andato tante volte, conosco bene la filosofia.
quasi di fronte all'Ostello Bello c'è il panino giusto, ecco, per dire realmente anche sulle esperienze davvero molto importanti, quindi questo è un altro pregio del libro, il fatto comunque di far parlare i protagonisti, di dare loro voce, di raccontare e dimostrare che le idee sono incarnate e a partire dalle prassi si possono sviluppare a loro volta altre forme, questo mi sembra interessante. Diciamo così che forse ne avrei raccontata qualcuna meno, ma meglio, nel senso che qualche racconto mi è parso un pochettino frettoloso, cioè ci sono delle imprese che vengono raccontate in più, in due momenti, recitando precisamente le stesse parole, che sarebbe stato meglio presentarle una volta sola, però andando un po' più in profondità e aiutando chi non conosce a capire qual è perché proprio quell'impresa è così importante. Su alcune la descrizione è efficace, forse non su tutte, però il metodo è fondamentale e lo apprezzo tantissimo. Mi ha incuriosito un passaggio nel quale Padre Massimo parla di Noè, come il primo imprenditore. Mi sono chiesto, no? Mi ha veramente fatto pensare molto, perché anzitutto mi sono chiesto cosa ne direbbero i biblisti, visto che lì siamo in Genesi 1:11, che è un'eziologia metastorica e si porta all'origine la storia dell'uomo di sempre, e quindi potrebbero dire qualcosa. Ma Padre Giuseppe, io mi sono detto, ma se vogliamo stare dentro queste suggestioni, non è forse vero che il primo imprenditore è Caino? Caino che diventa il primo costruttore di una città. Costruire una città non è una cosa da poco. Lui che errante, poi in quel versetto che tante volte viene messo nei racconti, ma che invece per me è bellissimo, perché Dio gli pone un segno che lo riabilita, gli dà possibilità di vita, alla fine costruisce una città. E questa è una cosa bellissima, secondo me, anche perché voi, chi mi ha preceduto ha parlato molto del tema della politica. La politica è fare la città. Persone che hanno commesso qualcosa di negativo, che poi fanno un percorso di cambio nella loro vita e possono diventare costruttori di bene. Ecco, la rilancio come cosa. Mi sembra bellissima e ringrazio la citazione che avete messo su Dickens, sul Canto di Natale, perché quella mi sembra che davvero aiuti molto. La letteratura ci può aiutare, perché questi nostri libri a volte possono diventare più godibili attraverso anche una letteratura che ha una sua profondità, perché indaga nell'animo umano. Concludo dicendo che le riflessioni finali sulla bellezza e sulla relazione sono anche queste centrali. Certo, io sulla bellezza non avrei cercato magari Vito Mancuso, ma altri riferimenti, ma questo fa parte naturalmente della soggettività delle persone. E sulla relazione, tra l'altro, c'è adesso anche Fratelli Tutti, che l'ultima enciclica di Papa Francesco, e che potrebbe essere tranquillamente inserita, perché va in continuità su questo. Ecco, mi fermo qui perché è giusto che così c'è spazio. Grazie, grazie Don Walter. Indubbiamente anche le critiche costruttive sono opportune, ma volevo solo chiederti una cosa, ma questo Caino che hai nominato come una persona importante non è quello che ha fatto fuori Abele? Sì, esatto, ma siccome tanti non lo sanno, cioè nel libro della Genesi, io non è che sto semplicemente citando il libro della Genesi, anzi, siccome diciamo che la Bibbia è uno dei pochi testi che tengo sempre sulla scrivania, vi posso citare anche il passaggio finale, no? Dove appunto si dice che siamo al capitolo quarto, no? E allora a quel punto si dice questo, dopo che Dio gli ha messo un segno, Caino conobbe sua moglie, concepì Enoch, poi divenne costruttore di una città che chiamò Enoch dal nome del figlio. Questo è un passaggio bellissimo,
Cioè, certo, non bisogna fermarsi di fronte ai fatti di sangue, ma andare anche avanti. Insomma. Grazie Don Vatti, mi sembra giusto che anche Giuseppe Buffone e Massimo Foradò possano replicare. Volevo chiedere appunto se poi c'è qualcuno che vuole intervenire o adesso o poi può farlo liberamente, anzi deve farlo liberamente, perché abbiamo svolto appunto una panoramica su quello, sulle problematiche che ha portato avanti questo libro, quindi sia attraverso la chat se volete fare delle domande, oppure alzando la mano vediamo di darvi la parola attraverso la segreteria e la regia di questo incontro. Padre Buffon. Parlando di vocazione politica dell'imprenditore, non potevano citare Noè. Noè è quello che costruisce la casa comune, e che cioè ha una visione planetaria, e quindi poi dopo include anche il discorso ambientale dentro la costruzione di impresa. Oggi l'ambiente non deve essere qualcosa di sopportato dall'impresa, deve essere un'occasione per fare dell'impresa un luogo di educazione. Quindi Noè mi sembra veramente l'immagine, diciamo il modello dell'imprenditore. Caino è soltanto il costruttore di città, e poi per la Bibbia non è che insomma sia molto, è proprio per questo che Caino diventa poi dopo l'uccisore di Abele, che è un pastore che conosce ancora il senso dell'itineranza. Sì, va bene, io preferirei, però preferisco Noè, e credo che questo dia molto più dignità all'imprenditore. Ecco, adesso non facciamo la disputa teologica, perché... Ah, no, no, ma non è teologia. Io non sono un teologo, vengo dalla storia e quindi leggo la Bibbia soltanto da un punto di vista storico e basta. Dickens, benissimo, l'ho citato lì proprio per la questione storica del XIX secolo. Il XIX secolo è un nodo capitale per capire come si evolve poi dopo la questione dell'impresa, e cioè come si evolve in senso riduzionista la questione dell'impresa. E allora... Caino è proprio il rappresentante di questo riduzionismo imprenditoriale che costruisce le città. La città, poi dopo, nel libro dell'Apocalisse, dove si conclude la Bibbia, la città diventa un giardino. E quindi ritorna ancora a Noè. Quindi nella piazza c'è un albero, ci sono dei fiumi, eccetera, eccetera. Quindi c'è questa sorta di rivoluzione, diciamo, ambientale della stessa città. D'altra parte anche oggi torniamo a una città con i giardini trasversali, no? Quindi. Ecco, però volevo che padre Buffon ci spiegasse anche velocemente l'esperienza di Taranto, perché appunto, come dicevo nell'introduzione, noi al nord guardiamo un po' a Taranto come con il problema dell'IVA, con altri problemi. Invece già questo libro e già la sua esperienza portano al fatto che ci siano delle realtà costruttive, positive, e delle realtà in cui si sta creando qualcosa di nuovo proprio nell'ottica dell'operatività sociale e della solidarietà. Padre Buffon. Allora, con Massimo adesso a Taranto cerchiamo di fare una cosa, mi sembra interessante, Taranto non per fare qualcosa di localistico, dunque non con gli imprenditori di Taranto, ma con gli imprenditori a livello nazionale. E volevamo partire prima del Covid con una... diciamo con una riflessione, con dei tavoli di lavoro per imprenditori e manager sulla questione dell'ambiente. Quindi abbiamo inserito le riflessioni dentro alle stagioni. L'abbiamo intitolata la quinta stagione dell'impresa. Perché Taranto, il grande problema di Taranto è proprio è il problema del territorio. Cioè lì non si è fatto con l'ILVA impresa a partire dal territorio. Il territorio c'ha già le sue ricchezze. C'è già una progettualità imprenditoriale che sta nell'imprinting stessa del territorio, e bisogna interrogare il popolo di quel territorio, bisogna dare voce al popolo di quel territorio per capire che cosa si può fare, quale impresa si può fare in quel territorio. E quindi riportare Taranto a una riflessione sul territorio e dunque sull'ambiente mi sembra fondamentale. Che ci aiutino in tutto questo gli imprenditori, perché io mi ritengo uno che deve lavare i piedi agli imprenditori. Mi ritengo uno che deve fare un servizio agli imprenditori. Secondo me i veri maestri sono gli imprenditori. Bisognerebbe, secondo me, abolire le cattedre di economia delle università, perché secondo me quelle bisogna cambiare, no, bisogna cambiare la prospettiva di insegnamento, non si può più partire da questioni teoriche, partiamo da questioni reali, partiamo dalle questioni, proviamo a impalcare una teoria sulle questioni. Io faccio storia, la storia serve per fare rivoluzione, cioè serve per vedere quali sono stati i blocchi della realtà.
chi non fa storia chiaramente rimane schiacciato sul presente e continua a fare un'economia che non ha il senso della temporalità. Quindi... ecco, questo mi sembra un assist per Massimo Folador, che nell'università insegna e che nell'università sta anche insegnando, portando gli studenti a vedere le buone pratiche, come si diceva una volta, come forse si dice ancora, a vedere le aziende che funzionano, le aziende che hanno qualcosa da dire. Ecco, in questo senso si tratta di un'educazione e anche insieme una testimonianza, e questo forse di cui hanno bisogno gli studenti in questa fase in cui c'è molto stordimento, c'è molto spaesamento. Massimo Folador. Sì, è un assist, e provo a usarlo nel tempo che abbiamo, Gianfranco. Fino a qualche tempo fa io credevo, essendo un ibrido, credevo che fosse una sfiga, nel senso che non sono uno che studia e scrive, sono uno che studia e scrive anche. In compenso sono uno che fa impresa da sempre, sono stato manager per 20 anni, tra l'altro in area commerciale, ho fatto l'amministratore delegato, però non ho mai solo fatto impresa, ho anche studiato, e questa cosa me la sono portata avanti per anni, me la sono goduta, devo dire, con questa minima schizofrenia che è un po' la connota. Perché parto da qua, Gianfranco? Perché torno all'origine del mio percorso che non si è completato oggi, anzi, cosa stupì me dei monaci prima e poi grazie a Don Walter dell'apprezzamento lieve di questo percorso lieve che ho fatto nella storia del pensiero economico. A me colpì e fui incuriosito dal fatto che ci fosse la possibilità per chi fa impresa di creare valore economico in maniera diversa. Questo sapevo, questo capivo. Altro non riuscivo a comprendere se non il fatto che fossi di fronte a un'esperienza cristiana che per tanti anni, secoli, era riuscita a prendere due piccioni con una fava. Da una parte il denaro, che io a volte faticavo a fare in azienda, dall'altra una realtà eudamonica, tornando ad Aristotele. Cosa è successo da lì in poi? Che questo percorso personale lavorativo è proseguito finché pian piano non comincio a capire come, e tu lo sai, ne abbiamo parlato tante volte, questo devo dire grazie molto ad Avvenire, a Marco, perché Marco mi ha spronato a scrivere storie di chi? Delle aziende con cui io lavoravo. Per cui per me era facile scrivere storie, perché le vedevo. Il tema non era raccontare storie di imprese, quando è nata, cosa ha fatto, eccetera, ma mini racconti, dove però fosse evidente il fatto che per un giorno, un mese, un anno, una vita, qualcuno avesse fatto cose strane. Ma facendo quella cosa strana, penso a Cesare Ponti, penso a Reza Rabbia, che abbiamo citato, penso a Fate Bene Fratelli, penso a Linda. E Linda, se sei qua, il motivo è chiaro, perché Linda, come altri, fortunatamente, fa imprese in un certo modo. Ecco, raccontando queste storie, io cosa volevo provare a dire, nel mio modo pratico? Guardate che non ci sono solo i monaci o Olivetti, c'è un sacco d'altra gente che fa impresa stranamente, e facendo impresa stranamente fa soldi veri. E lì mi fermavo un'altra volta, perché fino a qualche anno fa potevo parlare solo di quello. Cos'è accaduto con Taranto, ma non solo? Che a un certo punto il tema è stato anche chiaro, ovvero possiamo generare sempre solo soldi per quanto veri, non massimizzandoli? Sì, ok, ma attenzione che ci sono elementi nell'ambiente e nel sociale che vanno salvaguardati. Questa è stata la prima novità. Da lì in poi io nelle mie tantissime attività formative sono sempre in azienda. Per cui mi è facile incontrare le persone, gli imprenditori, parlando di... Ha ragione Giuseppe, l'imprenditore vive un'esperienza sana, perché ha a che fare con la realtà. Io sono un imprenditore alla fine, per cui ho ben chiaro cosa devo fare per far quadrare i conti, ma ho anche chiaro che la prospettiva di oggi è un'altra. Per fare quadrare i conti serve far quadrare altri conti. Per cui l'incrocio di questo tema ha cominciato a produrre in me, grazie a questi racconti, grazie all'esperienza quotidiana, grazie ad essere un piccolo imprenditore, qualche sguardo nuovo. E si è chiuso con il tema del libro, ovvero a Taranto cos'è accaduto? Per me, che sono, spero, in cammino, come tutti, ci provo a essere in cammino spirituale, a un certo punto ho quasi chiuso il cerchio. Mi sono reso conto che tutte queste storie di impresa e all'opposto l'Ilva erano dentro dei valori ben precisi, che sono quelli che ho provato non a raccontare, ma semplicemente a evincere dalla storia. I valori della storia
diciamo della storia cattolica, cristiana e cattolica, in particolare italiana, portano verso quel valore. Questo è il primo capitolo, se vuoi, cioè un breve excursus, molto poco storico, Giuseppe mi bacchetterebbe se lo leggessimo da storici, è un racconto, dentro cui io provo a dire come questi valori fondano il valore. Lo dissi in un incontro a Ivrea con anche il rettore, gli dissi, quando mi chiesero chi sono gli imprenditori stile Olivetti, gli dissi per capire, sono imprenditori santi, ma non perché sono santi, sono persone che sanno fare impresa, ma sono guidati da valori. Ecco, ci sono persone che hanno valori splendidi, ma non sanno fare impresa. Ecco, questo credo che sia il percorso che proviamo a fare nel libro e che a noi toccherà fare, cioè quali valori per quale valore. Aggiungendo poi la parte centrale che dicevo prima, da persona pratica quale sono, fare impresa vuol dire strutturare una strategia, definire un'identità, definire un'analisi rispetto alle proprie risorse, lavorare sui modelli di leadership, lavorare sui modelli di gestione del cliente, cioè vuol dire molto, non bastano i soli valori. Ma senza quei valori non produrremo quel valore che oggi sembrerebbe essere esogeno rispetto al fare impresa. Ecco, Taranto, se vuoi, è stato il momento in cui questo gruppo di circa 20 persone si è aiutato a recuperare questi fili e paradossalmente partendo dalla realtà che forse più di tutti ha fatto il contrario, cioè come spesso succede, là dove c'è il massimo del casino ci sono il massimo degli anticorpi. Ecco, con la capacità che credo questo gruppo ha avuto poi di sintetizzare il lavoro, di farlo diventare un modello e un modello formativo, e anche questo libro che credo e spero ha ragione Don Walter, questo libro è una sorta di bigino, no? a uso di chi sta cominciando a ragionare in un'altra direzione, ma spero veramente anch'io, io mi vergogno a volte di come non possa in azienda dire cose più profonde che tocco con mano, ma devo fare come un elefante in un negozio di cristalleria, devo poter dire quello che mi è concesso, con l'obiettivo buono di generare in impresa, di aiutare me a generare impresa e generare il valore che io posso generare, le imprese con cui collaboro a fare altrettanto dentro questo momento di così grande cambiamento e anche cambiamento delicato. Ecco, quindi è un cammino, l'inizio di un cammino, non è un punto di arrivo questo libro, e tra l'altro appunto di esperienze di questo tipo probabilmente ce ne sono tante, probabilmente vanno anche valorizzate, vanno portate alla ribalta, quindi Massimo, un altro libro tra 12 mesi forse lo aspettiamo. No, ma la cosa buffa, Gianfranco, è che io non con Linda, ma anche con Linda un pochettino, nel senso che chi fa impresa così spesso è molto più pudico di quello che dovrebbe, sono meno pudici quelli che fanno casini, raccontano di sé molto di più. Ci sono imprenditori che io conosco che sono splendidi, che non hanno deciso che non avrebbero voluto essere raccontati nella pagina economica di Avvenire e poi nei libri. Perché? Perché non lo so, perché questo c'è un po' questa ritrosia anche molto cattolica. È un peccato, perché ha ragione Don Walter, è la letteratura, narrare storie oggi, storie vere, piccole, grandi, ma autentiche, può essere d'aiuto a chi oggi sta guardando questo mondo senza avere le chiavi di lettura o avendone poche sparse, mentre la chiave di lettura oggi è integrale, serve teologia, sociologia, economia, serve molto per capire l'insieme dell'impresa, quello che l'impresa è in fondo e farà, dovrà fare. Grazie Massimo, ecco, se ci sono delle domande, se qualcuno vuole intervenire basta che alzi la mano e vediamo di riattivare l'audio di ciascuno, soprattutto anche i relatori possono dire qualcosa, oppure facendo una domanda attraverso la chat, c'è già una domanda, chiedono un parere su questa nuova moda delle società benefit, se è una moda o se queste società benefit sono qualcosa che può essere uno spunto positivo appunto per trasformare un po' la realtà economica con un'ottica di responsabilità sociale d'impresa, una responsabilità sociale appunto che è particolarmente importante soprattutto in periodi come questi dove le difficoltà anche esterne sono particolarmente rilevanti. Chi vuole intervenire su questo? Io su questo posso perché sono da 2 anni in società benefit.
La società benefit credo sia uno dei punti da cui partire. Non è una moda, perché è così una rottura di palle diventare benefit, che o lo fai perché hai dei valori di impresa o viceversa non lo fai. Può essere una moda qualche certificazione che tu fai quest'anno e la dispi l'anno dopo. Può essere una moda persino la certificazione B Corp, che dopo 2 anni puoi decidere di non sviluppare. Ma quando tu nello statuto inserisci, dopo un lavoro accurato, se lo hai fatto, questo sì, qual è il beneficio comune che la tua impresa vorrà realizzare negli anni successivi? Quando per fare questo devi fare un assessment sul grado di sostenibilità e quando ogni anno devi includere al bilancio di esercizio il report di sostenibilità per raccontare se quelle robe le hai fatte, sul piatto della bilancia le rompiture di scatole sono così tante che probabilmente chi è oggi benefit lo sarà, lo fa perché crede che lì dentro ci sia una strategia reale. Siamo gli unici nel mondo ad averlo. E questo è, a mio avviso, un altro fiore all'occhiello dell'Italia. Io so come si è arrivati alla benefit in maniera un po' rocambolesca, ma siamo l'unico paese sovrano al mondo ad avere un istituto giuridico ibrido che permette a una società profit di essere per quota parte non profit. Grazie Massimo. Vedo che Marco Girardo è ancora tra noi e vi ha mandato un messaggio dicendomi che Avvenire avvierà il prossimo anno un'esperienza multimediale. Ce la spieghi un po' meglio? Sì, volevamo dare un contenitore che potesse mettere insieme, anche grazie all'esperienza che abbiamo avuto in questi mesi, di occasioni come questa per dibattere su temi così importanti, un contenitore multimediale che desse ospitalità a interventi, dibattiti, incontri in presenza e incontri in forma digitale, contributi per far fiorire, diciamo, questa che è la storia dell'economia civile e l'economia integrale. Partiremo alla fine di gennaio con uno strumento che sarà su carta, sarà su web e poi si, diciamo, svilupperà anche in incontri fisici e non fisici. E quindi mi è gradito dirvelo ora perché, insomma, di questo parleremo. E nel salutarvi, perché mi devo staccare, volevo solo dire una cosa rispetto alle società benefit, che era interessantissima, rispetto a quello che non si racconta ancora di questa ricchezza anche giuridica che abbiamo, perché l'aspetto giuridico è molto importante per costruire un nuovo modello di economia. È stato inserito nel codice degli appalti, ultimo approvato, un emendamento che stabilisce per esempio una premialità maggiore per le società benefit rispetto al criterio del prezzo al massimo ribasso. È una cosa poco nota, ma una cosa molto importante per cambiare anche a livello della pubblica amministrazione il modo in cui si fanno i contratti, si assegnano i contratti, e fa parte di un percorso di economia integrale. Non solo, si sta dibattendo se trasformare alcune delle società partecipate, quindi SPA, che per loro natura, gestione dell'acqua, multiservizi, hanno come finalità la tutela del bene comune, in forma pubblica o privata, queste sono società partecipate, se trasformarle in società benefit. Quindi anche dal punto di vista legislativo abbiamo delle ricchezze che non sono conosciute, che possono contribuire a un nuovo modello di sviluppo. Vi saluto tutti e vi ringrazio molto per questa occasione. Non ti sentiamo, Gianfranco. No? No? Posso dire? Ti sentiamo? Posso rispondere a un pezzo di domanda di Renato Pagani? Sì, Gilda. Perché mi coinvolge. Primo pezzo dice: vorrei chiedere come si gioca la responsabilità di impresa in questo periodo di Covid. Ok, intanto credo che questo sia stato, o sia, perché lo è ancora, un periodo di grande solitudine, ma soprattutto di un grande isolamento, e anche con delle conseguenze psicofisiche molto grave per la gente che sta a casa, non capisce quando finirà, eccetera, e soprattutto a volte anche per in mancanza del lavoro. Per cui cosa fa un imprenditore? È fare da collante e tenere alto lo spirito delle persone che operano, in modo da unirle, da dare forza, da avere una visione per cui
del fare e del poter continuare, dell'assicurare il lavoro a tutti, chiaramente, perché vuol dire che le persone fortunate sono quelle che hanno un lavoro e molte volte le persone non lo apprezzano sufficientemente. Se qualcuno apprezza il lavoro comunque che ha, non può parlarne male, può cercare un lavoro nuovo, può cercare di migliorare la propria condizione, ma mai sputare nel piatto in cui mangia. E quindi, come dice per esempio Pietro, no? Dice che sono le persone che si cercano le imprese, per quanto mi riguarda, io personalmente, ricordate che ho detto che considero la mia azienda un'azienda di persone, un'impresa anzi, per le persone, e io faccio tutti i colloqui finali delle persone che assumono nella mia impresa. Sono tutte persone che sono chiaramente passate attraverso colloqui segnalate da persone di cui mi fido, ed è rarissimo che io dica di no a queste assunzioni. È successo ovviamente, ma la cosa importante è che vederle, fare conoscere, perché io in quel momento non solo conosco la persona, cosa fa, che tipo di persona è, ma io riesco a comunicare chi è e che cos'è la mia impresa. Questo secondo me è importante. Un altro tema importante che si è continuato a fare è la formazione, formare le persone, perché è una cosa che si fa sempre, ma la formazione in un periodo così difficile come quello che stiamo vivendo, la formazione ti dà comunque una forza grandissima, perché uscirai da questo periodo con una competenza in più. E siccome i momenti tipo questi che stiamo vivendo, noi abbiamo imparato anche tantissimo in questo momento, perché siamo qui tutti riuniti con 60 e passa persone, cioè, ma quando è che ci ricapita così schioccando un dito di risentirci tutto? Quindi noi imprenditori siamo persone che devono formare sempre, ma soprattutto in questo periodo, e anche il creare questa armonia, il calore, il lavorare insieme, lo si deve fare anche con il cliente o il futuro prospect, perché mettendo insieme le competenze nostre e le competenze del cliente si riesce a fare una cosa nuova. Ogni cliente, ogni azienda, sono i famosi shareholder di cui abbiamo parlato, no? E che dobbiamo rispettare, perché fra questi ci sono sicuramente i prospect, i clienti, i fornitori. Ecco, ogni impresa è diversa dall'altra, ha un'anima, una natura completamente diversa rispetto a quella delle altre imprese, per cui è giusto che insieme si lavori per mettere a fattor comune le proprie competenze e creare qualcosa di nuovo e di bello. Credo che questo sia stato un periodo, e sia un periodo difficile, se sfruttato bene, anche dal punto di vista, non parliamo mai neanche di spiritualità, ho parlato di problemi psicofisici che sono importanti, però quelli spirituali ancora di più. E quindi così io per prima lo dico a me stessa, con tanta umiltà, comunque questo può essere un periodo di importanza in questa direzione. Scusate, forse ho preso la parola, ma siccome c'era... Grazie Linda Gili, no? Sono testimonianze molto importanti, soprattutto importante. Vorrei sottolineare come hai usato la parola armonia, una parola che mi sembra molto bella, e ricordando magari anche che l'enciclica Fratelli Tutti, che l'ultima è un'enciclica, sì, penso, devo chiedere a Don Walter, parla di gentilezza come elemento dei rapporti umani, dei rapporti economici, dei rapporti sociali. Riscoprire anche la gentilezza e l'armonia sono qualcosa di importanti. Andrea, prego Walter. Anche la tenerezza. Anche la tenerezza. Quindi sono elementi appunto che nell'ambito di un discorso economico sono certamente importanti. Andrea B. Vuole fare una domanda, sinteticamente si presenta anche col cognome e con il nome. Prego. Gianfranco. Buonasera, grazie. Prego.
Chiedo scusa, permettete l'intromissione un secondo. Posso permettermi di aggiungere due parole? Perché la risposta che ha dato Linda prima mi è piaciuta molto e credo che sia proprio la ricchezza dei contributi di prospettive diverse. Io credo che per rispondere, ecco, abbiamo detto a Renzo, che cosa vuol dire giocare la responsabilità di impresa in questo periodo? Ma io credo che sia, perdonate un po' la schiettezza, come dire, ça va sans dire, nel senso, se il concetto di responsabilità porta con sé il significato di dare risposte e di mettersi sulle spalle anche la responsabilità delle scelte fatte. Se l'imprenditore che ha per missione l'idea di intraprendere e fare non dà risposte, cosa ci sta a fare? Cioè viene meno proprio il significato del suo essere colui che intraprende qualcosa. Nell'intraprendere qualcosa deve dare e agire quel senso di responsabilità e capacità di dare risposta a tutti, nell'ottica esattamente di cui parlava prima Linda, cioè che può voler dire anche nei confronti dei collaboratori in questo momento la difficoltà di dare una risposta, perché è difficile ora dare delle risposte, è difficile saper garantire la stabilità di un posto di lavoro in un momento difficile come questo, è difficile per noi in sanità tenere buoni e rincuorare operatori che per primi rischiano, loro primi come uomini e donne, in corsia. Quindi è chiaro che l'imprenditore, quando intraprende, ob torto collo, si mette sulle spalle il significato di responsabilità. Diversamente, come dire, viene un po' meno, ecco, il significato profondo dell'agito che sta alla base della nostra quotidianità. Scusate, chiedo scusa. No, grazie mille, grazie mille per l'intervento, mi sembra molto puntuale il tema della responsabilità in un periodo come questo, poi soprattutto. È importante per tutti, anche per i giornalisti, che spesso se ne dimenticano. Andrea B, prego, la domanda. Buonasera, sono Andrea Brugora, saluto Don Walter, che è un po' che non incontro, ma mi fa piacere ritrovarlo. Lavoro per una società benefit che è l'Hub di Innovazione di Fondazione Cariplo e sono consigliere di municipio al Municipio 1 di Milano. E ringrazio per gli stimoli, io non ho letto il libro e proverò a leggerlo, ma ho una domanda relativa alla formazione, sui temi che avete, insomma, di cui avete parlato, perché trovo molto vero che nel DNA italiano le cose che oggi sono di moda ci sono sempre state. Se pensiamo che siamo gli inventori della finanza con la Firenze del 400 e della contabilità con Fra Pacioli e insomma molte altre cose. Però nelle università oggi, non solo italiane e non solo non cattoliche, soprattutto quando si arriva a un livello alto, ma in realtà anche ai livelli bassi, si insegna una teoria economica che è almeno in parte staccata dalla realtà, che è una teoria unica, quindi non è permesso il beneficio del dubbio, quella è, e diciamo spesso i corsi di storia economica non sono obbligatori o non ci sono neppure. Alla pagina 1 di questa teoria di solito c'è scritto che il fine dell'azienda non solo è il profitto, è la massimizzazione del profitto, e non è che ci sono c'è molto spazio anche lì per la discussione. E nelle facoltà economiche c'è un forte distacco di questo mondo dell'economia teorica da quello dell'economia intesa come management, economia aziendale, come la chiamiamo noi in Italia. Quindi la mia domanda è: come invece queste teorie, che secondo me è anche arrivato un po' il momento, anche forse per questa onda che c'è attualmente, di fare un po' challenge di queste teorie che io considero superate, come si portano queste teorie a diventare, diciamo, l'ordinario o almeno un'alternativa di quello che si insegna in tutte le università e si cambia un po' passo nel mondo della formazione? Grazie. Grazie mille per la domanda. Come vincere il mainstream ideologico? Massimo grazie Andrea. Credo che sia, lo diceva Linda prima, credo che sia veramente un punto focale questo. Quello che ho provato a dirti prima, a dire prima, è proprio questo mio essere in mezzo tra l'ora e labora. In fondo, alla fine, il mio lavoro come impresa è provare a fare formazione, a dare a forma delle azioni. E non ho dubbi rispetto a quello che diceva Giuseppe, il luogo maggiormente educativo oggi, spero non ci sia il mio rettore ad ascoltarmi, è l'impresa. L'impresa è costretta oggi a evolvere rapidamente dentro un mondo che evolve, e l'impresa più che l'università sta andando verso l'economia integrale,
verso questi nuovi modelli, tutti imperfetti, vedi le società benefit, ma tutti tendenti a dare una risposta più ampia, più sistematica ad un problema che è sistematico, è un problema di impresa. Da dove partire? Io ci sto provando, nel senso personalmente, nelle cose che faccio e che faccio in università. A mio avviso c'è tanta ruggine, hai ragione tu. Io insegno nella magistrale, Gianfranco lo sa, e a me arrivano giovani splendidi, ma già, come dire, in un cammino formativo che tu prima citavi essere quello tradizionale, che dura da 3 anni. E le mie prime ore le passo, non posso smontare quello che fanno i miei colleghi, ci mancherebbe altro, anche perché ci sono tante cose buone che vanno recuperate e integrate. Però c'è un mondo che va recuperato a partire anche, io sono d'accordo con Linda, quando noi parliamo di valori d'impresa dovremmo essere ancora più capaci, più coraggiosi nel dire che sono valori spirituali. L'Università di Bergamo anni fa fece una ricerca stupenda, cercò di capire queste medie eccellenze italiane da dove arrivassero, no? Da che settori, da che classe di fatturato, cercavano sostanzialmente delle variabili costanti oggettive. Non le trovarono, in compenso trovarono come uniche variabili 3 valori in questi 450 imprenditori intervistati: l'attenzione alla persona, alla relazione, al territorio, che sono, se tu vuoi, i valori per tanta parte della storia dell'economia italiana, specie di alcuni secoli. Ecco, io credo che qua noi oggi, questo gruppo di persone che è stasera qua, dovrebbe vedere una grossa responsabilità, perché se non mutiamo il pensiero non mutiamo le mani. Se non riusciamo a recuperare in maniera strutturale quei valori attraverso una formazione diversa, più profonda, più alta, più spirituale anche, oltre che poi pratica, come giusto che sia, non mutiamo un paradigma che probabilmente proseguirà ancora più tanto tempo. Forse Giuseppe, in questo, che è correttore dell'università, può dire tanto di più, insomma. Grazie dell'assist a Giuseppe. Padre Buffon. Sì, io partirei da un assunto che mi sembra innegabile dopo il Covid, e cioè la crisi fondamentale non è quella educativa, non è quella formativa. La crisi fondamentale era una crisi ambientale, perché la crisi ambientale attiene alla natura, ma è andata a toccare gli elementi della natura, quindi una crisi antropologica. Se non si riparte da qui, noi non faremo mai formazione, non faremo mai educazione. Quindi finché non troviamo una sorta di... Per questo è economia integrale. Cioè, se non partiamo da una integralità di visione, noi ci perdiamo i pezzi per strada. Abbiamo necessità di guardare integralmente la realtà se vogliamo trovare una risposta. È venuto Massimo a fare un intervento l'anno scorso a un convegno che abbiamo fatto sul patto educativo e la natura. La Congregazione dell'Educazione Cattolica ci chiedeva, voleva chiederci, insegnateci, dateci delle tecniche per educare i cittadini a rispettare la natura. Ma non è questo il problema. Il problema è chiederci, ma nei progetti educativi, l'ambiente che spazio ha? Nei progetti formativi l'ambiente che spazio ha? Che cosa gli viene concesso? Perché questo è il problema di fondo. Cioè il Covid ci dice che abbiamo sbagliato i conti. Abbiamo sbagliato i conti. Bisogna assolutamente ripartire dalla cognizione di un ambiente che, ripeto, non è qualche cosa che si deve assumere perché bisogna assolutamente essere sostenibili anche dal punto di vista ambientale. No! È un'opportunità l'ambiente per fare formazione e per far diventare l'impresa un luogo di formazione. Ricordo un filosofo che a me piace molto, Max Scheler, diceva che il problema dell'Occidente è che c'è stata questa sorta di dicotomia tra natura e cultura. Se non si integrano queste due realtà, il nostro mettere lo spirito al di sopra della natura ci ha resi degli individualisti, perché lo spirito fa individualismo. È soltanto la componente naturale che è ordinata alla relazione. Quindi se non recuperiamo questa dimensione relazionale, non possiamo parlare di fiducia, non possiamo parlare di shareholders, non possiamo parlare di collaborazione. Cioè è esattamente essenziale questo. Quindi responsabilità di impresa,
nel periodo del Covid significa proprio sedersi a riflettere e chiederci: ma il Covid, che è un problema sanitario e ambientale, che cosa ci dice dal punto di vista imprenditoriale e lavorativo? Perché dobbiamo trovare questa risposta, se no ripiomberemo nella stessa crisi. Grazie Padre Buffon, un aiuto a riflettere. Il problema non è facile, non ci sono problemi di facile soluzione, e di solito le soluzioni facili sono sempre soluzioni sbagliate, però è importante riflettere sui temi che abbiamo portato alla ribalta, temi molto, molto vasti. Già il rapporto con la natura è un tema che meriterebbe altre 12 trasmissioni o 12 incontri come questi. Noi siamo qui, abbiamo cercato di un po' di penetrare in questa di questo dibattito, in questo approfondimento sul ruolo dell'impresa, sul ruolo che ognuno di noi può avere nel mettere in relazione le cose. In fondo l'impresa è un fattore importante perché è la capacità di organizzare le competenze delle persone. Questo deve essere un valore che va portato ad ogni livello, non solo nelle imprese, ma anche nelle logiche appunto di strutture pubbliche, di strutture sanitarie, che non devono essere delle aziende perché mirano il profitto, devono essere delle aziende perché mirano la responsabilità delle persone. Io quindi, cercando appunto di rispettare anche i tempi che ci eravamo dati, chiuderei qui, lasciando la parola però a Simone Bidisbaghi, per ringraziare anche i molti che hanno partecipato. Abbiamo avuto un massimo di 59 persone, ma siete ancora in 51, e questo vuol dire che in fondo la tentazione di scappare è stata in un certo senso vinta, e che magari appunto la voglia di parlarsi insieme vale più di fare l'aperitivo. E quindi ci siamo confrontati, abbiamo parlato insieme, mi sembra in modo costruttivo. Anche questa non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Ci saranno altri incontri, altre opportunità. E allora lascio la parola al vicepresidente dell'UCI di Milano, Simone Bidisbaghi. Beh, grazie a tutti. Credo che sia stato, no, come hai detto Gianfranco, tutto estremamente interessante, estremamente ricco. Ci sono anche forse dei punti di riflessione e di stimolo. Io, per esempio, l'ultima considerazione che ha fatto sia Linda che Massimo, no, si fa formazione in azienda, questo è giusto. Massimo Folador diceva: beh, se ne fa più in azienda che non nell'università. Ecco, io credo che invece questo è un punto dove dovremmo lavorare, perché è impensabile continuare a ipotizzare che ci sia, no, una specie di muro fra il mondo educativo degli studenti, che poi vengano proiettati nel mondo del lavoro, dove si deve ripartire con tutta una formazione. Non è corretto. Di nuovo, questo è un peso che grava sulle imprese, che, come ha detto Linda, sono già gravate da un'amministrazione che non funziona, da una giustizia a rilento che penalizza di nuovo sempre le imprese, e quindi continuiamo a caricare sull'impresa, no, delle disfunzioni della società. E secondo me questo è qualcosa che invece proprio la ricchezza di stasera, di queste imprese, che ne abbiamo veramente tante, io ne conosco tantissime perché ne vedo per il lavoro tutte le settimane, e quindi è una ricchezza del paese. Dobbiamo forse fare un salto proprio su questo spunto università, ricerca e impresa, di uscire e di essere più vocal. Cioè la società dovrà cambiare prima o poi, non è possibile che la politica, no, non recepisca questa ricchezza che abbiamo e che è indispensabile per il nostro paese. Basta pensare che se si fosse in un paese con meno burocrazia, una giustizia che funziona e quella, avremmo forse una fertilità imprenditoriale e uno sviluppo e un'occupazione per i giovani totalmente diversa. Io mi taccio perché non voglio certo sostituirmi, però è stato veramente tutto molto interessante e ringrazio tutti, sia relatori che i due autori, e credo Gianfranco che questo può essere uno spunto per portare avanti alcuni dei temi che abbiamo sentito stasera. Certo, grazie Simone, grazie a te, grazie a tutti quanti hanno partecipato. Sono le 19:29, il perfetto orario rispetto alle promesse. Anche gli incontri e i convegni devono essere sostenibili, rispettare gli orari mi sembra un segno di sostenibilità, e quindi grazie a tutti quanti. Per chi volesse magari dirlo ad altri che potevano essere interessati ma non hanno potuto partecipare, questo incontro può essere rivisto sul sito YouTube di UCI Milano,
che dove appunto è stato registrato e sarà messo in rete quasi immediatamente. Ringrazio anche Loris per la segreteria dell'UCIT per la regia che hanno fatto, e a tutti, come dice il Papa, dice buon pranzo, io vi dico buona cena. Allora, grazie e alla prossima. Buona serata a tutti, grazie. Grazie, grazie mille. Grazie mille, grazie, ciao. Mille. Buonasera. Oh, grazie. Grazie. Grazie a tutti, buona serata. Grazie. 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 Grazie anche da parte mia, alla prossima. Grazie Loris. Arrivederci, alla prossima. Buona serata, buona serata. Ciao, ciao. Arrivederci, grazie.